La cittadinanza attiva, una categoria che non è teorica, è una categoria estremamente pratica e che risponde a delle problematiche che maggiormente nel Salento in questi ultimi tempi si sono fatte vive. Sì, perché fotografa la necessità di una predisposizione da parte dei cittadini a vivere la propria condizione in maniera attiva, cioè in grado di partecipare alle vicende della comunità in cui vivono, in grado di sviluppare uno spirito di solidarietà, in grado di determinare condizioni per le quali l'insieme della comunità manifesti più coesione, e solo in questo modo si possono anche neutralizzare alcuni pericoli, alcuni rischi che di solito nascono dalla disgregazione, che di solito nascono dalla perdita, dalla caduta di senso dei valori della convivenza, che possono nascere anche da una idea nella quale ciascuno si sente più importante della comunità in cui vive e che è tenuto a rispettare e a valorizzare nelle sue regole e nei suoi ritmi. Se dovesse incontrare e focalizzare un frutto della cittadinanza attiva, a quale parametro penserebbe? Penserei per esempio al servizio civile, è la prima cosa che viene in testa. Anche noi abbiamo spesso, attraverso l'azione legislativa ed amministrativa, incoraggiato il servizio civile come espressione di questo spirito, ma penserei anche alla partecipazione attiva, cioè penserei alla mobilitazione delle coscienze, penserei ad un atteggiamento di chi guarda quel che succede non con il distacco di chi osserva uno spettacolo e ne gode, ma di chi si sente parte del gioco, di chi è disposto a mettersi in gioco perché tutti stiano meglio. E questa per me è la cittadinanza attiva. Eccellenza, il territorio di Brindisi alla ribalta nazionale in questi giorni, senso civico, la cittadinanza attiva, prima di tutto, un tema che forse risponde pienamente a questi ultimi fatti. Certo, per usare uno slogan coniato in altra epoca da John Kennedy, disse John Kennedy, prima di chiederti cosa fa l'America per te, chiediti quello che fai tu per l'America. Ecco, cittadinanza attiva io la intendo proprio nel messaggio kennediano, cioè quello che tutti noi nel nostro piccolo possiamo fare per la collettività, per una collettività che viva la sua vita civile e nel migliore dei modi. Non aspettiamo che siano gli altri a provvedere a tutti i nostri bisogni. Cominciamo dalle piccole cose, dalla civiltà nel allocare nei cassonetti giusti i rifiuti, nel rispettare la segnaletica stradale, e piano piano arriviamo anche alle cose più importanti. Quindi ecco il messaggio di cittadinanza attiva. Presidente, la sensibilità dei Lions in questa occasione si concentra sulla cittadinanza attiva. Perché? Il Lion è un'associazione internazionale e dibattite molti problemi etici, economici, morali, sociali. Questa volta abbiamo voluto trattare l'argomento della cittadinanza attiva, perché la cittadinanza attiva è un argomento secondo noi molto ma molto importante, nel senso che il cittadino deve abituarsi a compartecipare con la pubblica amministrazione, con l'istituzione, a risolvere i problemi dell'umanità. Quindi nel momento in cui il cittadino partecipa vuol dire che fa un favore a se stesso, ma soprattutto cerca di migliorare il modo di vita della stessa comunità stessa.